Franco Ceco, ho giocato insieme in nazionale, cioè nei momenti più belli della carriera di un calciatore. Mi scherzava, era l'ego, però non so, insomma, è solo un destino crudele. Per noi era un amico, quello che doveva dirti te lo diceva con tutta sincerità. Sarà difficile per me scordarlo. Eccezionale, in tutto, e come ragazzo e come giocatore. Era la forza della squadra. Oltre che giocatore, era Ceconi, era uomo, no? Si può capire tutto, ma non morire in quel modo lì. E un ragazzo di 28 anni che va via così, tragicamente, soltanto per colpa di tutti noi che viviamo in un mondo assurdo. Un tragico scherzo, purtroppo. Ceconi è entrato dentro con Ghedin e un altro amico, dicendo è una rapina, mettendo la mano in tasca, e purtroppo il gioielliere ha creduto effettivamente nella rapina. Ma aveva il volto, aveva il volto coperto, Ceconi? No. Guardi, di più non posso dirlo perché è una ricostruzione sommaria. Adesso saranno interrogati tutti e quindi ricostruiremo. Ecco, ma il gioielliere è stato fermato? Sì, sta in ufficio. Sta in ufficio, adesso lo interrogeremo. Quindi a disposizione della... Si capisce, a disposizione della squadra mobile, del magistrato, e poi dopo si valuterà come stanno esattamente i fatti. Muore così, per uno scherzo assurdo che si trasforma in tragedia, in una società dove non si può più scherzare, Luciano Ceconi, 28 anni, uno dei più forti centrocampisti italiani, da 5 stagioni in forza alla Lazio. GR2, Radio Sera. Radio Sera. Direttore Gustavo Selva. È il 18 gennaio 1977. Radio Sera, in onda sulla seconda rete radiofonica, volge ormai al termine. Sono le 19.55 e al microfono, per gli avvenimenti sportivi della giornata, c'è il sottoscritto. Dalla redazione mi passano un flash agghiacciante. Non ho il coraggio di leggerlo. Farfuglio, tergiverso. Poi dico che Luciano Ceconi è rimasto ferito in un incidente. Ma sono vago, confuso, non lascio trapelare la gravità dell'incidente, anche perché mi rendo conto che è trascorsa soltanto mezz'ora dal tragico fatto e forse i familiari di Cecco non sanno ancora niente. Del resto molti, e fra questi il portiere della Lazio, Felice Pulici, hanno appreso la notizia proprio da Radio Sera. Ero stato da un dirigente della Lazio, precisamente il signor Fernando Sciara, per parlare di problemi personali, privati. E così, e mentre stavo rincasando, stavo ascoltando Radio Sera, e alle 20:05 c'è, come di solito, il Radio Sera Sport, e proprio da Ezio Luzzi ho preso questa notizia. Io non ero preparato in quel momento, no, perché io pensavo che fosse un solito incidente, una cosa normalissima, no? Qualche cosa che succede normalmente anche tutti i giorni, no? Mentre passare da una notizia del genere, diciamo, quella tragica poi della morte, è così. Sono rimasto abbastanza scioccato, infatti tuttora non ci credo ancora a questo fatto. Sono andato a San Giacomo a vedere realmente cosa era successo, perché non potevo così accettare una cosa del genere. Corriamo tutti all'ospedale e dal dottor Renato Ziaco, medico sociale della Lazio, abbiamo purtroppo la conferma di una tremenda realtà. Il colpo di pistola è stato mortale. Dove lo ha ricevuto? Nella regione sternale, nel quinto spazio intercostale di destra, e poi presumibilmente deve aver colpito i grossi vasi o l'atrio di destra del cuore, dando un emopericardio, quindi un'emorragia interna, e poi ha attraversato ulteriormente il mediastino e ha raggiunto la colonna, da dove ha subito una deviazione e è fuoriuscito, anzi si è posto nella regione sottocutanea dell'emitorace posteriore di sinistra. Lo avete operato immediatamente, vero? No, non è stato operato affatto, non si è fatto in tempo ad operarlo, assolutamente. Nel frattempo, cosa è successo nei covi della tifoseria laziale? Sentiamo Bruno Cotti, presidente onorario dell'Associazione Nazionale Circoli Biancazzurri. Siamo stati i primi a saperlo e a 5 minuti alle 8 eravamo già tutti all'ospedale. Speravamo di vederlo, non credevamo che avremmo trovato effettivamente già lui finito, perché prendere la notizia e correre all'ospedale è stato tutt'uno. Purtroppo per noi è stata una cosa troppo grave, troppo che ancora forse non ci possiamo capacitare, perché sembra ancora che quando andiamo allo stadio la domenica di vederlo, si spera sempre di vederlo in campo. Non c'era più niente da fare. Sembra impossibile una simile tragedia.
L'allenatore Luis Vinicio ha appena la forza di parlare. È una cosa che mi stringe in gola, perché a parte il giocatore, anche il ragazzo che era così eccezionale su tutti i punti di vista, sono colpi duri della vita questo. Una vita che si è andata, una vita a cui noi tenevamo tanto, ma sapete, abbiamo perso il nostro caro maestrelli. Ora questo ragazzo nel fiore della vita. Oggi l'aveva visto Rececconi, lei, Vinicio? Sì, si era allenato con noi, avevamo fatto pure una partitella a cui lui aveva partecipato con tanta voglia, perché si dimostrava quasi pronto per il rientro. Dolore, sbigottimento, il cordoglio è unanime. Da tricesimo vi parla Enrico Ameri. Sbigottimento, incredulità tra gli azzurri della nazionale B, non appena radio e televisione hanno diramato le prime notizie sulla tragica fine del giocatore Rececconi della Lazio. Poi subentrata una profonda tristezza, il più colpito di tutti è apparso l'amico, che è salito subito nella sua camera. Qui abbiamo Enzo Biarzotta. Posso dire che era un ragazzo splendido ed era forse nel periodo in cui siamo stati a Monaco, al Monrepo, l'uomo che insieme a Bellusi e a Castellini ha tenuto sempre molto sereno e molto allegro l'ambiente. Era un bravissimo ragazzo. Ecco perché oggi siamo tutti molto tristi. Io mi auguro che domani i ragazzi giocano anche in onore suo, nel ricordo di Rececconi. Si gioca nel nome di Cecco, ma la nazionale non gli ha certo dato le soddisfazioni che meritava. Fra A e B, soltanto 4 presenze in maglia azzurra, i momenti poco felici per il calcio italiano e anche per la carriera del giocatore, che aveva invece avuto le sue grosse soddisfazioni a Foggia, dove era stato valorizzato da Maestrelli, ma soprattutto alla Lazio, dove lo stesso Maestrelli lo aveva voluto, pedina fondamentale per la conquista dello scudetto. Era alla Lazio da 5 stagioni e con la maglia biancazzurra aveva segnato 6 gol, che non sono pochi per un centrocampista e tutti comunque di ottima fattura. Ascoltate quello realizzato contro il Milan al 90° nella magistrale descrizione di Enrico Ameri. L'arbitro Ciacci interviene e molto abilmente concede un calcio di punizione per la Lazio. Così è, infatti, ecco il pallone messo nel punto indicato dall'arbitro ed ecco Chinaglia che, dopo aver lasciato la palla a Frustalupi, si riporta verso il limite dell'area dove ci sono anche Franzoni e Garlaschelli. Tutta la Lazio in questo momento in attacco, ultima azione forse per la Lazio, va tutto il calcio di punizione, ecco, da Nanni a Frustalupi in aria, Rececconi, tiro, rete, ha segnato Rececconi raccogliendo il passaggio in profondità, il passaggio filtrante, e proprio allo scadere del tempo beffa il Milan con una rete a fil di montante sulla sinistra di Vecchi. Vano il tuffo del portiere milanista, Rececconi ha siglato con molta prontezza e con felicissimo intuito il gol della vittoria laziale, un gol che in fin dei conti viene a premiare la maggiore predisposizione laziale all'attacco, questa insistenza da parte dei biancocelesti della squadra romana a mantenersi costantemente all'offensiva nel cercare di superare una barriera formidabile, quella si è dimostrata oggi il portiere Vecchi, autore di brillantissime parate. Ritorna verso la propria metà campo la Lazio, esultano sugli spalti i tifosi laziali. Quando la Lazio diventò campione d'Italia, gli chiedemmo quale fu il momento più delicato di questa scalata e Cecco la puntualizzò in poche parole. Beh, diciamo il crollo di Milano con l'Inter, insomma, che ci siamo trovati un po', abbiamo giocato un po' fiaccamente così, e lì anche noi ci eravamo detti qua non ce la facciamo più, poi è venuto il risultato buono di Cagliari e la partita del derby che ci hanno rilanciato. Il suo ultimo gol lo ha realizzato il 3 ottobre 1976 contro la Juventus ed è stato così spettacolare da essere indicato nella domenica sportiva televisiva come il più bel gol della giornata. Eccolo nel racconto del collega Sandro Ciotti. Stava solo davanti a Pulice e insaccava senza difficoltà. Immediata e rabbiosa reazione della Lazio con il suo giocatore più generoso, Rececconi, che se ne andava sulla destra, entrava in area, resisteva al ritorno in recupero difensivo di un paio di avversari e proprio nel momento in cui sembrava ormai sbilanciato per la conclusione lasciava partire un tiro di esterno destro che si insaccava nell'angolo opposto a quello di tiro, un gol davvero bello che sanciva il 2-1 e quindi al 13° un bel cross di D'Amico coglieva Badiani smarcato nei pressi del palo alla destra di Zoff e colpo di testa dell'ala tornante. E la sua ultima prodezza prima dell'infortunio di gioco alla gamba
e poi della tragedia nel negozio del gioielliere, dove era entrato unicamente per portare una ventata della sua allegria. La sua morte ha suscitato profondo scalpore, vivo cordoglio, come lo ricordano i fratelli Lenzini, già duramente provati dalla morte di Maestrelli. Ecco Umberto. Eri Cecconi rimarrà sempre nel mio cuore, perché in questa stanza dove lei mi sta intervistando, Re Cecconi sarà venuto centinaia di volte a farmi compagnia, mi raccontava, mi faceva anche le sue confidenze, parlavamo molto della Lazio, per me era un confidente, non un giocatore, un amico. E poi Aldo e Angelo, rispettivamente consigliere e amministratore delegato della Lazio. I giocatori che sono venuti qui e sono entrati a far parte della nostra grande famiglia sportiva, e pertanto la perdita sia di Maestrelli come quella di Re Cecconi ha lasciato tra noi un vuoto e difficilmente potremmo riempire questa loro perdita, ecco, nel giro di pochi anni sarà molto difficile. Poi specialmente per noi fratelli, dobbiamo dirlo sinceramente che con Maestrelli e con Re Cecconi eravamo legati non solo da vincoli sportivi, ma anche da vincoli di amicizia. Non lo so il perché, si era stabilita una corrente di reciproca stima, di reciproca fiducia, per la quale la loro scomparsa ci ha profondamente addolorati, e riteniamo che le due perdite siano incalcolabili, perché una persona calma, quadrata come Maestrelli e un giocatore dal forte temperamento di Re Cecconi siano insostituibili. Per i circoli biancazzurri parla il consigliere Adelio Mari. Per noi è stata talmente vicino la morte di tutti e due che il dolore di uno si è confuso con l'altro, insomma. Uno per noi era un padre, un fratello più grande, l'altro è la morte di un fratello più piccolo, giovane, a cui volevamo bene e che dava sempre tutto in campo. Uno lo dava anche nella vita, ci ha insegnato a fare i tifosi a un certo livello, l'altro era un esempio come atleta, come giocatore. E i cari rivali della Roma? Lidl, la morte di Luciano è un dolore per tutti. Ma senz'altro, perché prima di tutto era un ragazzo leale, un ragazzo che dava tutto in campo, che si ammirava proprio per questo. E dopo questa morte assurda, veramente, uno che scherzando, pieno di humor, deve morire in questo modo. E proprio la vita in questo momento non è molto bella. Giancarlo De Sisti, chi era Luciano per coloro che come te lo hanno affrontato in campo? Un grande campione, un bravissimo ragazzo, leale in campo, quindi degno della massima ammirazione. Senti, e tecnicamente come calciatore, come era secondo te? Beh, un giocatore da nazionale, quindi parla da solo questo suo curriculum di scalata, un giocatore con tanto carattere, quindi arrivato alla nazionale in virtù proprio della sua volontà, delle sue capacità fisiche ed anche tecniche, nonostante dicano di no. C'è stata una proposta di giocare un derby, voi siete d'accordo? Sì, d'accordissimo, anche perché la maniera migliore per onorarla. Ai funerali una folla imponente, immensa, come sottolinea Alberto Bicchielli. Meno di due mesi fa c'era stato un altro funerale, quello di Tommaso Maestrelli. Luciano Re Cecconi era lì, con Chinaglia, con Wilson, con gli altri giocatori della Lazio campione. La sua zazzera bionda sfiorava la bara che custodiva i resti dell'allenatore, ucciso da un male tanto più crudele perché aveva dato l'illusione d'essere stato sconfitto. Un'altra chiesa, la stessa gente, ma diversi i pensieri, i sentimenti. Prima c'era stata rassegnazione, tristezza, quasi l'accettazione fatalistica di un destino non più procrastinabile. Oggi, anche se ognuno le custodiva forse con più fermezza, si avvertivano reazioni diverse, di rabbia impotente, di furore represso, le sensazioni di chi non si sente tutelato, cittadino di uno Stato fortemente carente nelle sue istituzioni di legalità e di sicurezze civili. Nella chiesa gremita, i giocatori della Lazio sono tutti intorno alla bara di Luciano Re Cecconi. Abbiamo cercato di ascoltarli. Giordano. Per noi era un amico, insomma, si trascorreva
tanta parte della nostra vita così, tutti assieme, parentes. Senz'altro un amico, perché quello che doveva dirti te lo diceva con tutta sincerità, quindi era un onesto. Oh, Rossi, io purtroppo Ceccone l'ho visto 2 minuti prima che era vivo, poi me lo sono visto lì morto. Prima ho visto la vita, cioè la contentezza e tutto, e poi ho visto la morte. Come posso ricordarmi di Ceccone? Agostinelli. Penso che sarà difficile per me scordarlo, insomma. Adesso non so giocare con la sua madre, non so cosa proverò. Martini. Lo ricordo sempre così, allegro, scherzoso. In fondo lo scherzo che gli è costato la vita. Ah, Monish. Eccezionale, in tutto, e come ragazzo e come giocatore. Gedin. Come lo ricordo, solo bene, basta. Ah, Lopez. Niente, che si può dire, che il bravo ragazzo che adesso non lo vedremo più, ecco. Un rammento! La messa è stata officiata da padre Lissandrini, il sacerdote spirituale della Lazio. Parole semplici, toccanti, che hanno commosso per esplodere in un applauso quando ha pronunciato il nome di Luciano Ricecconi. La chiesa si è tramutata in uno stadio. Sono stati gli ultimi applausi dei laziali, dei tifosi, per Luciano. Padre Lissandrini, lei che vive nella fede, è possibile per chi amava Tommaso e Luciano rendersi conto di queste tragedie, lenire così grandi dolori? Io credo che da questa tragica scomparsa di entrambi noi dobbiamo trarre un alimento di speranza. Sembrerebbe contraddittorio, ma invece la fede che ci accomuna a Maestrelli e a Ricecconi ci autorizza ad affermare questo grande concetto. Noi, davanti alla loro scomparsa, riusciamo persino a nutrire sentimenti di forza, di entusiasmo, di speranza per l'avvenire. Dicevo sempre, infatti, quando li riunivo, e continuo a dire del resto, che la loro professione, la professione dei calciatori, diciamo, in particolare proprio il modo con cui esercitava la propria professione Ricecconi, il corridore, il cursore, somigliava tantissimo alla vita, così come è descritta da San Paolo, no? La vita è una corsa. È una corsa sotto lo sguardo di un arbitro invisibile ma presente, il quale a un certo momento ci chiama al traguardo e ci dà il premio secondo la nostra prestazione. Il che significa che non finisce dopo il traguardo la vita, ma viene trasferita in una forma misteriosa ma reale in un'altra dimensione. Quindi, qual è la conclusione di fronte a questo tragico avvenimento? La disperazione? Assolutamente no, anzi, si apre il varco alla speranza, il cammino della vita continua proprio sotto il segno di questa scomparsa, e dal loro sacrificio traiamo alimento e suggestione per continuare il nostro cammino, perché così richiede proprio nel loro nome questa drammatica, affascinante avventura che è la nostra vita. Avete ascoltato? Un ricordo di Tommaso Maestrelli e Luciano Ricecconi. Documentario sonoro di Ezio Luzzi, realizzato dalla Società Sportiva Lazio con la collaborazione dei Circoli Biancazzurri.